fondo si vede la rocca di Gibilterra che si staglia. Già si capta una radio in inglese che trasmette in inglese. Si vede qui, è bellissimo perché c'è il lungomare e la rocca che si staglia dietro. Il mare tra l'altro è di una limpidezza incredibile. Ecco, c'è tutto questo lungomare. Praticamente sarà un piccolo viaggetto in Gran Bretagna, perché è possedimento della Gran Bretagna. È impressionante. Ecco, questa è la parte proprio della rocca che va da picco sul mare. Allora, qui c'è proprio una dogana all'ingresso di Gibilterra, anche se io non dovrò dichiarare nulla, e è così. Eccoci a Gibilterra, mi hanno controllato i documenti all'ingresso, un inglese lì. Allora, questa è My Street, ecco una cabina inglese, siamo praticamente in territorio britannico e adesso risaliamo Main Street, che è pedonale. Vediamo un po', vediamo anche come sono i prezzi delle varie cose. Già ho fatto il pieno a 1,25 al litro di gasolio, che è molto meno che in Spagna. Prezzi in pounds inglesi. Vediamo ad esempio queste macchinette quanto costano, tanto per avere un'idea. Special offer 59 pounds, che sono circa 80 euro. Molti negozi, qui ecco, vodka Smirnoff solo 7 sterline, che quindi sono circa 8-9 euro. E gin solo 4,50 pound. E quindi qui uno volendo potrebbe anche tabacchi per chi fuma, ma insomma. Oh, altro negozio di elettronica, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Hanno la brutta abitudine di non mettere i prezzi esposti. Una buca delle poste. Qui c'è un monumento ai soldati che sono qui nel XVIII secolo e che... casa con la bandiera di Gibilterra. Allora, e qui c'è il convent, ecco il convent. Stiamo tornando indietro lungo Main Street, poi cerchiamo di andare sopra alla rocca. Allora, vediamo un po', sale in forte pendenza. Si sale. Siamo entrati nella riserva naturale della rocca di Gibilterra e guardate che panorama che c'è qua su. Io prima stavo sotto, su Main Street, che sarà quella laggiù, al centro, e qui siamo saliti già oltre 150 metri di dislivello e abbiamo tutta Gibilterra sotto, e lì si vede la Spagna, la costa spagnola da questo lato, vedo, si vedono le installazioni del porto. E là, verso la punta sud, probabilmente laggiù Tarifa, dove stavo ieri. E qui c'è anche una targa che dice che in questo punto la regina Elisabetta e il duca di Edimburgo guardarono il panorama di Gibilterra il 10-11 maggio nel 54, durante la loro visita qui. Ecco una delle scimmie, delle famose scimmiette portate dai soldati inglesi dall'Africa. Oh, in pratica una scimmia, avevo il finestrino aperto, una scimmia stava entrando in macchina, io mi sono spaventato, si è spento il motore, quello sbalzo l'ha fatta scappare via e poi ho chiuso la finestra. Ma il problema, bisogna andare a piedi, si passa pure là vicino, speriamo che non mi saltino addosso queste scimmiette.
ce ne andiamo giù a vedere Michael Cave e basta. Ecco un'altra scimmia, eccola che sta bevendo in quel secchio dell'acqua. Ha molta sete evidentemente. Piccolo che si porta in spalla. Michael's Cave, questa grotta antichissima con stalattiti. Ecco c'è l'interno della grotta, si scende ancora più giù, mi arriva qualche goccia d'acqua che cade qui dalla volta. Oh, look up, incredibile. Chi dice di stare attenti alla testa, perché si può sbattere su questa stalagmite vecchia di milioni di anni, un po' alla Fantozzi. Ecco che ci sono dei... E tra tutte queste stalagmiti e stalattiti, tra le stalattiti della St. Michael Cave. Ah, qui si vedono proprio una zona... Ma volendo si potrebbe anche scendere qua. Le grotte sono straordinarie. Guardate che roba incredibile. Ok. È incredibile. Si esce. Ecco altre scimmie che camminano per la strada. Qui si scende con una pendenza pazzesca. Qua andiamo al Apes Den, cioè il punto di ritrovo, diciamo, delle scimmie. Eccole qui. Guarda che carine, che se stanno una abbracciata all'altra. È una famiglia sicuramente, con i figli. Questa, ecco, questa è la telefetta che porta su. Questa è la stazione, giù c'è la stazione lì, quella verde. Siamo vicini ai tunnel della Prima Guerra Mondiale, i tunnel del Grande Assedio, che adesso andrò a vedere. E quella strada è quella da dove si entra, e il punto della dogana è questo qua giù. Eccolo qui. Tutta la città che si vede fuori è spagnola, si chiama Linea della Concepción. Il grande assedio che fu fatto a Gibilterra dalle truppe francesi e spagnole, e qui quindi i soldati costruirono questi tunnel. Incominciò nel 1779 e durò 3 anni, 7 mesi e 12 giorni. Allora, vediamo un po' questo tunnel. Ecco, c'è una mappa. E qui c'è un personaggio dell'epoca che fa la guardia. Riusciamo. Una famigliola, insomma, sì, un gruppetto di scimmie, eccola qui. Che se sta qui tra i... vicino a un ulivo. Che si muove in mezzo alla strada. Ecco, se n'è andato. Del punto più a sud di Gibilterra, proprio di fronte all'Africa, c'è una moschea. Eccoci arrivati a Europa Point, che è il punto più a sud di Gibilterra. Qui c'è una moschea per l'appunto, e si vede lì la cima della rocca dalla sopra. Qui a Europa Point c'è un gioco per bambini del faro. I fiori di Europa Point, qui sono quindi anche molti fiori probabilmente di provenienza africana. Sventola la bandiera britannica. Ecco il faro di Europa Point. Tutto qui. Un bel po' di traffico marittimo qui nello stretto di Gibilterra. Tante navi qua davanti che passano. E le montagne laggiù. Ecco, queste qui. È il Marocco. Un cannone qui. Certo, in una posizione proprio a sud, controllo stretto
e poteva sparare. Ecco l'uscita da Gibilterra, questo è il punto di dogana, diciamo, il confine. Ecco, adesso è scattato il semaforo, usciamo da Gibilterra. Ecco, qui c'è anche un tunnel, siamo a nord di Gibilterra, andiamo da Gibilterra verso Malaga. Ecco, questo è il panorama qui della zona, c'è una montagna qua verso l'interno.